telespettatori, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, dove per la 28esima giornata del campionato di Serie A, 11esima del girone di ritorno, si affrontano Roma e Lazio, che disputano il derby di campionato numero 104, 132esimo in assoluto. Questa trasmissione va in onda nella zona di Roma su richiesta della Prefettura di Roma per motivi di ordine pubblico e contemporaneamente in diretta via satellite per gli sportivi del Nord America serviti da Rai Corporation e per gli utenti di Rai America. La partita sta per cominciare con la direzione affidata ad Angelo Amendolia di Messina, internazionale 44enne, che si avvarrà della collaborazione dei guardaline Padovan e Zanforlin. Nel primo tempo la Roma è schierata alla destra dei vostri schermi nella sua tradizionale divisa rossa, la Lazio gioca alla sinistra dei vostri schermi. Sta per partire questo derby numero 104 di campionato con il calcio d'inizio della Lazio. Lazio che è schierata con Marcheggiani, Negronesta, Di Matteo, Bergodi, Ciamotte, Rambaudi, Fuser, Casiraghi, Venturin e Signori, mentre la Roma gioca con Cervone, Aldair, Lanna, Statuto, Petruzzi, Carboni, Moriero, Piacentini, Balbo, Giannini e Totti. Dunque la Lazio può recuperare un po' a sorpresa Signori, che si era infortunato una ventina di giorni fa in Coppa Italia contro la Juventus, mentre sono assenti nella Roma e nella Lazio i giocatori stranieri impegnati nelle partite di mercoledì prossimo nelle qualificazioni del campionato d'Europa. Per la Lazio Winter e Boxic, per la Roma Tern. A proposito di assenti, nella Roma è assente anche Fonseca, che non ha recuperato il suo infortunio. Due stranieri nella Roma dunque, Aldair e Balbo, l'argentino Ciamotte nella Lazio. E vediamo questa azione di attacco proposta da Carboni, che rientra dopo una giornata di assenza, e c'è il primo intervento da parte di Amendolia, che assegna il calcio di punizione in favore della Roma per un fallo subito dal giovane Totti alla sua seconda partita in un derby, mentre dalla parte opposta con numero 3 Nesta debutta, anche lui un romano, debutta in una stracittadina. C'è il calcio di punizione in favore della Roma, si piazza la retroguardia della Lazio di fronte al portiere Marcheggiani, mentre sta per riprendere il gioco con il calcio di punizione. Vediamo Balbo. La conclusione di Totti, Balbo e Giannini hanno fintato la conclusione dell'argentino, invece il tiro è stato di Totti, finito fuori dopo 1 minuto e 15 secondi. La rimessa in gioco di Marcheggiani mette in movimento Negro. Il lancio lungo linea verso Casiraghi, poi fa proseguire Rambaudi, fermato il numero 7 biancoceleste, palla indietro a Aldair. Il brasiliano, campione del mondo, mette in movimento il centrocampo, un centrocampo della Roma molto infoltito. Intanto vediamo il lancio di Lanna, perché Mazzone ha preferito a Cappioli la conferma di Piacentini con il rientro di Carboni, quindi abbiamo contemporaneamente Statuto e Piacentini insieme a Giannini nel ruolo di playmaker. È in anticipo Lanna e effettua questo rinvio con palla che carambola in fallo laterale. La rimessa in gioco romanista di Carboni verso Balbo, ancora Carboni, il suo sinistro molto profondo in una zona in cui non ci sono giocatori della Roma. La retroguardia laziale favorisce con questo retropassaggio il rinvio con i piedi di Marcheggiani, poi c'è un tentativo inutile da parte di Aldair di evitare il fallo laterale, che invece c'è stato a favore della Lazio, che sta ancora gestendo questo pallone. Ecco Nesta, il debuttante nel derby, con disinvoltura serve i compagni, un servizio in profondità verso Rambaudi, che era nella posizione centrale, di punta centrale. Ecco invece la risposta della Roma affidata a Carboni, ha evitato Casiraghi, ma ancora una volta il suo lancio si perde direttamente nell'area di rigore della Lazio, dove Marcheggiani ha raccolto il pallone, lo mette in moto ancora verso Nesta. Ecco Beppe Signori. Signori ancora interviene su Piacentini, c'è una deviazione di Piacentini in fallo laterale, la rimessa in gioco affidata alla Lazio, già effettuata. Indirizzato questo pallone verso Fuser, esce dai pali Cervone. Terzo minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 fra Roma e Lazio. 75.000 spettatori presenti, un incasso intorno ai 2 miliardi e 700 milioni. Servito Carboni, che cerca la triangolazione con Statuto,
fermato in fallo laterale. Piacentini sulla destra, Statuto sulla sinistra, primo piano per Bergodi. Vediamo Totti, cerca di districarsi fra tre avversari, c'è un intervento su Totti da parte di Negro, c'è il fischio dell'arbitro Amendolia, un internazionale, 44 anni, agente assicurativo. Eccolo inquadrato mentre spiega ai laziali i motivi della concessione di questo calcio di punizione in favore della Roma, che sta per battere Amedeo Carboni, convocato in nazionale per la partita di mercoledì della squadra di Sacchi. Ecco la punizione di Carboni, un colpo, un doppio colpo di testa, il secondo è quello di Moriero, controllato nell'area piccola da Luca Marcheggiani, il cui rinvio supera la metà campo, e in anticipo però Lanna finge il passaggio a Cervone, poi effettua un rinvio che comunque si perde in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora laziale. Fuser, va Lanna questa volta su Fuser, raddoppio di marcatura con l'intervento di Statuto, protesta Fuser reclamando un fallo da lui subito che l'arbitro invece non ha ravvisato. Vedete il guardaline che fa segno che si può continuare a giocare. Immagini che tornano dal vivo, c'è l'intervento di Di Matteo, quindi Negro, Giannini dopo l'intervento di Lanna, il capitano romanista serve lateralmente un po' arretrato Aldair, Moriero, Giannini, il lancio lungo di Giannini verso Piacentini che sgomita un po', non riesce a liberarsi degli avversari. Ecco inquadrato Piacentini, non è Statuto ma Piacentini il giocatore inquadrato adesso, e rivediamo proprio questo intervento spalla a spalla con l'argentino Chamot, va a terra Piacentini, gioco comunque proseguito, e adesso sta attaccando la Lazio con Fuser, cerca di andare al cross Fuser, cross che gli viene impedito dalla deviazione di Lanna in calcio d'angolo, primo angolo della partita per la Lazio. Sette minuti e 20 secondi del primo tempo, signori, batte il calcio d'angolo per la Lazio, l'uscita da parte di Cervone, ben piazzato nella sua area piccola, blocca direttamente il pallone. In pratica questo è il primo intervento del portiere romanista. Di fronte l'attacco più prolifico del campionato, 57 gol segnati dalla Lazio contro la difesa meno battuta del campionato, 18 gol subiti dalla Roma. Il rinvio di Cervone raggiunge, supera la metà campo, poi nell'area di rigore avversaria Marcheggiani, ben protetto da quattro suoi compagni, può tranquillamente prendere il pallone e rinviarlo. Colpo di testa di Lanna, attende la palla Aldair, ha uno stop molto perfetto, preciso, il meno preciso invece il rinvio. Venturin, era intervenuto ancora Venturin, il numero 10, è in anticipo su di lui Petruzzi, Giannini, Piacentini, palla verso Moriero e poi Totti, c'è un intervento alle spalle di Totti da parte di Di Matteo, che ha inquadrato l'italo-svizzero, il giocatore sempre rimasto di passaporto italiano ma maturato calcisticamente in Svizzera, e la partita riprenderà con la rimessa in gioco in favore della Roma con il calcio di punizione. C'è Giannini sulla palla, batte questo calcio di punizione controllato agevolmente da Marcheggiani. Signori, anticipo di Lanna, Piacentini, Giannini, c'era un tentativo di triangolazione di Totti, nessuno aveva seguito l'azione del giovane attaccante romanista. Ecco Piacentini nelle cerchie di centrocampo, controlla male, Fuser può intervenire, poi c'è un scontro con Petruzzi che resta
a terra contuso, l'arbitro però non aveva ravvisato irregolarità, aveva fatto proseguire il gioco, poi l'ha interrotto quando ha visto che Petruzzi è rimasto a terra. Ecco che stiamo rivedendo l'episodio, c'era forse un gioco pericoloso, ma l'arbitro aveva fatto proseguire, anche perché in ogni caso la palla era rimasta ai giocatori della Roma. Primo piano per Zeman, l'allenatore boemo, che è al suo primo campionato alla guida della Lazio. Ecco Fabio Petruzzi, uno dei quattro romani nella squadra romanista, mentre c'è soltanto Nesta per quanto riguarda i giocatori nati a Roma nella squadra laziale, nei primi 11 che sono entrati in campo. Azione di statuto. Balbo che è andato a cercare spazio sulla sinistra, c'è un raddoppio di marcatura su Balbo proprio mentre scade il decimo minuto del primo tempo e Carboni effettua la rimessa in gioco. Totti, preceduto molto bene da Bergodi, Petruzzi insieme ad Aldair a presidiare la difesa. La Roma gioca con un modulo di tre centrali che sono Aldair, Lanna e Petruzzi. Sulla destra ecco Moriero, buon pallone fatto proseguire per Piacentini che mette in mezzo, quasi ripeteva l'azione della partita con il Brescia di domenica scorsa quando aveva servito con un assist Cappioli, oggi assente in panchina. Scelta tattica comunque di Mazzone, eccolo in piedi Mazzone, vediamo primo piano per il capitano della Roma Giannini che ha ricevuto la rimessa in gioco di Carboni. Quindi Balbo, statuto, lancio di statuto ancora verso Balbo, una conclusione molto debole da parte dell'argentino che segnò il gol di apertura della partita di andata finita 3-0 per la Roma con i gol di Balbo, Cappioli e Fonseca. C'è un'apertura verso Fuser, ecco Diego Fuser che cerca un lancio in verticale, ma c'è l'anticipo da parte di Carboni, quindi statuto, Lanna, Giannini, messa la palla terra, raso terra, il servizio è per Piacentini, ancora azione che prosegue sulla destra con Moriero che ha evitato sia due giocatori che erano Venturin e Nesta, poi ha effettuato un cross ribattuto, azione comunque che è stata fermata in fallo laterale. Bello spunto di Moriero che aveva bruciato con lo sprint sia Venturin che Nesta. Tanto vediamo Luca Marchegiani che ha recuperato il pallone per riprendere con questo calcio di punizione il gioco. Palla per Chamot, difensore centrale insieme a Bergodi. Chamot può giocare sia sulla sinistra che al centro, oggi è preferito nella posizione centrale con Nesta a sinistra. Ecco Casiraghi, è intercettato da Giannini il pallone di Casiraghi, quindi statuto, Carboni, ancora Giannini, resiste ad un tackle, allarga il gioco per Aldair, più avanti c'è Moriero, Aldair serve un po' troppo lungo e la palla infatti viene controllata da Marchegiani, padrone della propria area di rigore. Marchegiani, secondo il modulo delle squadre di Zeman, è un portiere che partecipa attivamente alle giocate difensive, davvero regista della difesa. C'è un retropassaggio di statuto, la palla è controllata comunque da Aldair, Piacentini, Moriero, ancora Moriero alle prese con Nesta, palla che carambola in fallo laterale, la rimessa in gioco è romanista. Moriero lascia l'incarico a Piacentini, vicino a lui c'è Giannini che preferisce il lancio invece più in profondità, ma c'è l'anticipo da parte dei difensori laziali, ancora Bergodi, Fuser, Di Matteo per Rambaudi, gioca molto al centro Rambaudi con Casiraghi che spesso si allarga sulla destra. Intanto abbiamo visto una conclusione di Negro, voleva essere forse un traversone, è uscito fuori un tiro fuori bersaglio, questo del numero 2 Negro, altro giocatore della lista, spesso nella lista di Arrigo Sacchi.
Lo piano per Carlo Mazzone. Carboni. Lancio in profondità controllato dalla difesa. Le due difese stanno per adesso avendo il sopravvento piuttosto nettamente sui rispettivi attacchi, molto ben piazzate, molto protette. Ecco un'apertura di statuto, un intervento di Di Matteo, c'è un fallo di mano di Totti, c'è il calcio di punizione che Di Matteo ha appoggiato a Venturin, l'ex torinista, ad un altro ex torinista come Diego Fuser. Rambaudi. Cerca Venturin di portarsi avanti la palla. Vedete intanto Moriero che cerca di suggerire ai propri compagni di giocare un po' più larghi. Gioco non esaltante in questo primo quarto d'ora, con le squadre che sembrano un po' contratte. In questo momento prevale la cosiddetta paura di perdere più che la voglia di vincere. Ecco statuto. Balbo, Lanna, tentativo verso Totti, coperto e controllato da Negro che ha rimesso in gioco per Bergodi. Fuser. Un rimpallo dopo l'intervento di Signori, la palla poi arriva nella zona di Cervone, la tocca giustamente con le mani perché è giudicato involontario, non è un passaggio lento, protesta Rambaudi perché in effetti il passaggio è stato fatto con i piedi, ma vedete che è giudicato involontario perché quell'intervento probabilmente voleva essere un rinvio in avanti, è venuto fuori invece una palla svirgolata all'indietro, l'arbitro ha giustamente giudicato involontario come passaggio con i piedi, quindi ha consentito a Cervone di controllare la palla con le mani. Sfugge una palla ai laziali, la rimessa in gioco il romanista, effettuata da Piacentini a beneficio di Giannini, colpo di testa di statuto. Balbo, c'è un fallo sull'argentino e c'è il calcio di punizione in favore della Roma proprio a metà campo. Lanna, Totti, ancora dietro c'è statuto. Affollatissimo il centrocampo e la manovra però ristagna in questa zona e non arriva quasi mai nelle aree di rigore. Quando ci arriva è con questi interventi facilissimi da parte dei portieri. Per gli amici del Nord America due aggiornamenti per quanto riguarda il campionato. Cagliari in vantaggio con un gol di Oliveira, Cagliari 1, Reggiana 0. E Sampdoria in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 con un gol di Gullit. 17esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 fra Roma e Lazio, la rimessa in gioco è laziale e non romanista come pretendeva Carboni e viene effettuata da Negro. Passaggio di ritorno di Bergodi ancora a Negro, cerca di servire lungo la fascia Casiraghi che si è spostato a destra, spesso incrociando la posizione con Rambaudi. Il cosiddetto tridente di Zeman punta su Casiraghi, Rambaudi e Signori sulla sinistra. C'è un fallo di statuto su Fuser e Amendolia comanda il calcio di punizione in favore della Lazio. Punizione battuta dallo stesso Fuser, una palla girata di testa molto bene verso Signori sul quale c'è Petruzzi, arriva poi Moriero a raddoppiare la marcatura e a completare il disimpegno difensivo servendo Giannini. Giannini poi cerca di servire ancora Moriero che si avvede in ritardo dell'intenzione del compagno, comunque l'azione viene proseguita dalla Roma ancora con Moriero e Moriero guadagna una rimessa laterale facendo carambolare la palla su Nesta. Rimessa in gioco del Roma, 18esimo minuto del
Primo tempo, ecco Francesco Moriero. Primo campionato con la maglia giallorossa, viene servito Totti, va a terra Totti, c'è un fallo, c'è il calcio di punizione per il fallo di Venturin su Totti. Rivediamo l'intervento del numero 10, biancazzurro, su Totti. Giannini ha battuto la punizione, statuto, palla che Giannini e che Piacentini inutilmente cerca di mantenere in campo. Rimessa in gioco della Lazio. C'è Di Matteo, mentre c'è un giocatore della Lazio a terra. Amendolia è andato a sincerarsi della situazione, delle condizioni. La Lazio ha portato in panchina, mentre si rialza Nesta, che era giocatore infortunato, secondo portiere Orsi, Cravero, Gascogne, Corucci e Di Vaio. È proprio Nesta che ha battuto la rimessa in gioco, ancora un'altra rimessa in gioco guadagnata da Venturin, questa volta è proprio Venturin che effettua il lancio verso Beppe Signori, dietro per Nesta, cerca di inserirsi, ci riesce con successo Giannini, riconquistando la palla, intercettandola a metà campo. Daranna a statuto. Piacentini, Petruzzi, Lanna, Cervone, sul rinvio del portiere romanista Bergodi precede Totti. Finora tutti i duelli fra Bergodi e Totti sono stati vinti dal difensore, ma come in effetti tutti i duelli fra difensori e attaccanti sono stati vinti dai rispettivi difensori sugli attaccanti. I lanci sono quasi sempre troppo lunghi e la partita in questi primi 20 minuti è risultata scarsa dal punto di vista emotivo, proprio perché non ci sono stati episodi di particolare interesse. Lanna intercetta Totti, un rinvio di Bergodi un po' troppo debole. Petruzzi agganciato questa volta da Negro, il pallone indirizzato verso Totti, la rimessa in gioco ancora Totti dietro per Statuto verso Carboni, che era rimasto in zona d'attacco. Glorificante sulla sinistra Carboni, gli fa da contraltare Moriero dalla parte opposta sulla destra, cerca Totti di entrare in area, viene fermato irregolarmente, gioca più palloni Totti che non Balbo. Per quanto riguarda la coppia offensiva della Roma, mentre nel tridente laziale si è trovato più spesso Rambaudi e anche Casiraghi, mentre appare un po' più defilato Signori sulla sinistra. Per quanto si è intravisto in questi primi 20 minuti, molto scarsi per quanto riguarda il gioco di attacco. Ecco la punizione di Balbo, il tiro di Balbo, la bella parata di Marcheggiani. In calcio d'angolo è il primo intervento importante di un portiere. Rivediamo la punizione di Balbo, uno specialista. Balbo, per quanto riguarda i calci di punizione, ne ha già realizzati alcuni in questo campionato. Ecco che sta per essere battuto il calcio d'angolo con un pallone molto alto, controllato da Nesta, che impedisce che i giocatori della Roma si inseriscano sulla traiettoria. La palla finisce direttamente fuori. Balbo ruba molto bene il pallone all'avversario, si smarca Moriero, viene servito infatti Moriero, pronto il cross di Moriero, però la conclusione. Intanto rivediamo la punizione di Balbo e la bella parata di Marcheggiani sotto la traversa, mentre il gioco riprende con la rimessa in gioco per la Roma, da Totti ancora a Moriero, un cross di Moriero controllato da Di Matteo che mette fuori aria, poi però Aldair riconquista la palla, ancora il servizio verso il brasiliano che non rischia, serve nella propria metà campo
Petruzzi, quindi la palla gira sulla sinistra verso Carboni, c'è un fischio ancora di Amendolia, c'è un calcio di punizione in favore della Roma per un fallo su Abel Balbo. La punizione di Carboni, tocca troppo debolmente Totti. Nesta manda direttamente il fallo laterale. Il raddoppio del Cagliari con Muzzi, Cagliari 2, Reggiana 0. La rimessa in gioco di Piacentini, la palla è per Aldair. Quindi vediamo Lanna. Statuto Lanna. Ancora verso Statuto. Fuser, dopo che la Lazio ha fermato l'azione d'attacco della Roma. Balbo cerca di far proseguire Statuto, il cross di Statuto in mezzo, Totti si gira, ribattuto il suo tiro e la palla finisce verso il fallo laterale, ancora però in gioco Carboni, troppo lungo, non c'è problema per Marchegiani. Rivediamo l'azione di prima con la girata di Totti, la palla che è stata ribattuta. Immagini che tornano dal vivo, c'è un fallo su Lanna da parte di Casiraghi e c'è il calcio di punizione battuto dalla difesa della Roma, palla per Statuto. Va a cercare Moriero, libero sul settore di destra. Totti, troppo lungo il passaggio di ritorno per Moriero. Colpo di testa di Piacentini. Aldair. Lanna. Lanna per Carboni, evita bene Fuser. Carboni potrebbe crossare, ecco il suo passaggio in mezzo per Giannini. C'era una spinta a Giannini, ma l'arbitro ha fatto proseguire perché la palla era rimasta al capitano giallorosso. Poi c'è un tentativo ugualmente di carica di Carboni su Fuser, anche qui l'arbitro ha fatto proseguire e interviene adesso, c'è uno scontro a centrocampo, il primo accenno di nervosismo in una partita che era rimasta molto tranquilla finora. Vediamo infatti Amendolia che, ecco, rivediamo l'azione di Petruzzi, c'è l'intervento di Matteo con Petruzzi che era entrato a gamba tesa e infatti viene ammonito Petruzzi per questo intervento a gamba tesa su Di Matteo, è il primo ammonito della partita. Vediamo Bergodi che va ancora a parlare con l'arbitro giustificando forse la reazione da parte dei propri compagni. Fra i giocatori diffidati che sono in campo, nella Roma c'è Piacentini, nella Lazio Casiraghi e Di Matteo e Corucci che però è in panchina. Ecco ancora Fabio Petruzzi, libero, ammonito adesso. Intervento d'anticipo di Lanna, poi Totti apre per Moriero, di fronte a lui c'è Nesta, Moriero cerca il dribbling, raddoppio di marcatura di Venturin, c'è un intervento su Moriero che resta a terra dolorante. Questa mattina all'Angelus il Papa ha invitato i tifosi romani a partecipare al derby come un motivo di divertimento e con la speranza di una giornata di serenità all'insegna dello sport. Ancora un lancio di Petruzzi, la palla è controllata male da parte di Carboni, manovra la Lazio con Fuser, Di Matteo, Piacentini, Moriero. A fondo di Moriero, fallo sul numero 7 romanista. E ammonizione. Ammonizione per Di Matteo, proprio quel Di Matteo che aveva subito il fallo di Petruzzi poco fa ed era costato questo fallo la ammonizione di Petruzzi. Ecco che Di Matteo commette questo fallo su Moriero e c'è il cartellino giallo anche per Di Matteo.
c'è Giannini sulla palla per battere questo calcio di punizione. Statuto. Un rinvio di Negro. Palla verso Rambaudi, intercetta Statuto, la palla arriva però a Fusera, ancora Rambaudi, lancio lungo verso Signori, su di lui va in copertura Giannini, Signori va comunque ad un cross che finisce a fondo campo dopo che la palla è stata deviata da Giannini, quindi c'è il secondo calcio d'angolo per la Lazio. Statuto si mette sul primo palo, mentre vediamo anche Balbo in difesa, Moriero. Ecco l'angolo, uscita di Cervone, la rovesciata con la porta vuota e la Lazio in vantaggio con una rovesciata che porta in vantaggio la Lazio. Vediamo Rambaudi che esulta per l'azione del gol e vediamo inquadrata la curva nord dello Stadio Olimpico, mentre vediamo ancora Casiraghi. C'è stata l'azione del calcio d'angolo che stiamo rivedendo, l'uscita di Cervone, Bergodi che effettua la rovesciata e poi l'altra rovesciata di Casiraghi che dà il gol alla Lazio. Ancora rivediamo rovesciata di Bergodi e altra rovesciata di Casiraghi e dunque Lazio 1 Roma 0 con il gol di Casiraghi proprio alla mezz'ora. Petruzzi, Lanna, ecco la panchina della Lazio con Zeman con la solita sigaretta. Petruzzi, è stato il secondo calcio d'angolo a far scaturire l'azione del gol di Casiraghi. La rimessa in gioco laziale con Nesta. Per Casiraghi è il 12° gol stagionale, 36° in Serie A. Giannini, Statuto, Rambaudi, Petruzzi, ma Lanna non arriva in tempo utile, la rimessa in gioco è laziale e l'effetto a Fuser. Fuser, Negro, il rinvio lungo di Bergodi, esce Cervone, la cui uscita non è stata felicissima in occasione del secondo angolo, ha provocato poi quella mischia con le due rovesciate di Bergodi prima e di Casiraghi, quella che è andata in gol. Controlla Statuto, palla per Giannini, c'è un fallo di Rambaudi su Carboni. E c'è un calcio di punizione in favore del Roma. Quadrato Marchegiani che sta piazzando i propri compagni, mentre sulla palla c'è Giannini, lo spiovente direttamente nell'area piccola, Marchegiani fa suo il pallone, aggancio di Moriero ma poi ne approfitta Venturin. Nesta, c'è un fallo di Moriero e c'è un calcio di punizione in favore della Lazio. Chamot, Negro, Fuser, passaggio di ritorno troppo lungo per Negro e il pallone finisce in fallo laterale all'altezza della panchina della Lazio. Lanna, un rinvio lungo di sinistro, un colpo di testa da parte di Bergodi, mentre vediamo che si rialza Negro, palla per Rambaudi, ecco Casiraghi l'autore del gol alla mezz'ora con cui la Lazio è in vantaggio sulla Roma per 1-0. Di Matteo,
Nesta. Buon pallone servito al centro, cercavano il cross verso Signori con questo pallone di Nesta. La difesa della Roma si è chiusa tempestivamente in questa circostanza, mentre vediamo Giannini inseguito da Signori, sono i due capitani della partita. Nella metà campo c'è tranquillamente Bergodi solo. Primo piano per Diego Fuser. Vediamo Cervone che effettua il calcio di rinvio. 34 minuti e mezzo del primo tempo, Lazio 1, Roma 0. Vediamo Balbo affiancato da Statuto. Statuto cerca inutilmente il passaggio di ritorno. Negro ha deviato in fallo laterale. La rimessa in gioco dello stesso Statuto verso Balbo, che effettua questo tentativo di cross molto velletario, si perde direttamente oltre il fondo. Ecco inquadrato Abel Balbo, capocannoniere della Roma con 17 gol, mentre per quanto riguarda la Lazio il capocannoniere è Signori con 14 gol e ora Casiraghi si è portato a 11 gol, il 58esimo gol stagionale della Lazio. Vi ho già detto, l'attacco più prolifico della Serie A. Lanna ha messo a terra, servito Moriero, inseguito da Venturin. C'è un fallo di Moriero e c'è la ripresa del gioco, dunque, che stiamo rivedendo, il fallo del numero 7 romanista. Piccola discussione fra Piacentini e Casiraghi. Sedata dall'arbitro, c'è stato soltanto un accenno di nervosismo verso la metà del primo tempo, poi la partita è rimasta su un binario di correttezza. Ecco inquadrato Paul Gascogne, che è in panchina col numero 14. Si era accennato alla vigilia di una ipotesi di staffetta fra Signori e Gascogne, considerando che Signori rientra dopo un infortunio che sembrava doverlo tenere a lungo fuori e Gascogne è appena rientrato dopo un anno di inattività. Vediamo Nesta. Casiraghi ha un rimpallo favorevole su Petruzzi. Aldair si alza, la palla la controlla Carboni, attaccato scorrettamente da Fuser, batte la punizione Carboni, serve Giannini, palla da Moriero a Piacentini, quindi ancora Giannini, ecco Balbo, avanza ancora Giannini, avanza quasi in zona tiro, poi viene fermato da Di Matteo. Anticipo di Aldair che sradica la palla dai piedi dell'avversario, servendo poi Balbo, possibilità di tiro di Balbo, preferisce servire Totti che però è in fuorigioco. Fuorigioco di Totti, Balbo ha peccato di altruismo, forse avrebbe potuto da questa posizione già tentare la conclusione, ha visto che Totti scattava e l'ha servito, ma Totti era in offside nel momento del passaggio dell'argentino. Il gioco riprende con il calcio di punizione battuto dal portiere della Lazio Marcheggiani. È stato Bergodi a vincere questo tackle, poi ha perso il secondo. Totti ha servito Balbo, palla per Giannini che fa proseguire sulla sinistra dove corre Statuto. Beh, su Statuto arriva in chiusura Negro e devia in fallo laterale. La rimessa in gioco servita da Statuto verso Carboni, un tackle prolungato di Carboni con Fuser, la rimessa in gioco dello stesso Carboni per Giannini, palla intercettata da Di Matteo su Giannini, ancora però Giannini difende il possesso della palla, poi guadagna il calcio di punizione per l'intervento
dalle spalle di Matteo, quindi calcio di punizione in favore della Roma, lo tocca lo stesso Giannini servendo Totti. Totti spera di avere un fallo a favore, una punizione a favore, l'arbitro invece non gliela concede, perde la palla Totti, poi c'è l'intervento su Casiraghi, la palla che comunque finisce in fallo laterale. Ma si riprende con il fallo per l'intervento di Lanna, che ora il regista Balani ci ha riproposto. Immagini che tornano dal vivo con Beppe Signori che sta per battere il calcio di punizione in favore della Lazio. Rambaudi si libera molto bene dell'avversario, Rambaudi viene fermato da Petruzzi. Moriero, Totti, Giannini, Statuto, Carboni, c'è un fallo di Fuser su Carboni. Piedi segue la partita Mazzone mentre Carboni batte la punizione, cercava l'inserimento Aldair che si era spostato in avanti, esce Cervone abbondantemente fuori dell'area di rigore, tutta la Roma è un po' spinta, sbilanciata quasi in avanti, c'era stato il calcio di punizione, poi vediamo Ciamotte che esce bene dalla propria area di rigore, palla però controllata subito da Giannini che serve Balbo. Moriero si libera bene di un avversario, Moriero punta verso l'area di rigore, entra nel rigore, ancora si alza la bandierina del guardaline, c'era un offside sul passaggio di Moriero. Rivediamo, e in effetti c'è la posizione irregolare sul passaggio di Moriero. Lancio lungo che finisce direttamente fra le braccia di Cervone nella propria area di rigore. Petruzzi ha servito Statuto, quindi Giannini, Carboni, lavora con Totti, passaggio di ritorno ancora a Carboni, tenta di andare al cross ma Bergodi glielo impedisce. Secondo calcio d'angolo in favore della Roma, lo batte Carboni. Totti ancora per Carboni, potrebbe far partire il traversone, ecco il cross di Carboni, fuori area riprende Totti, allunga troppo il pallone, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, c'è un rinvio lunghissimo da parte dei difensori della Lazio e finisce direttamente nella metà campo della Roma dove Cervone effettua a sua volta questo rilancio lungo. Totti aspetta troppo a intervenire sul pallone, viene preceduto dai difensori della Lazio ma c'è Signori in fuorigioco. Protesta Signori, vedete il guardaline Padovan che ribadisce con fermezza a Signori la sua posizione irregolare, il gioco è già ripreso, ancora Signori che non è d'accordo con la decisione del guardaline, ma il gioco intanto è ripreso e prosegue con questo attacco della Roma portato da Moriero, Giannini, Aldair. Più avanti c'era Piacentini, ecco vi ha servito Piacentini, il passaggio di Aldair non è dei più precisi. Piacentini comunque difende in qualche modo il possesso della palla, poi viene fermato dai difensori laziali, vediamo Venturin, palla però controllata da Giannini che ha intercettato anche da Di Matteo il pallone di Giannini, torna però la palla ancora a Giannini che serve Aldair, rimasto in zona di attacco, il brasiliano nella metà campo avversaria, sfugge la palla al controllo di Totti, si ferma a metà strada fra Totti e Balbo. Ma il rinvio laziale non è preciso e quindi ancora Giannini sulla tre quarti nella metà campo laziale può impostare per la Roma. Ancora la palla per Moriero, il cross di Moriero, Balbo è un po' isolato e ci sono quattro giocatori laziali vicino a lui, quindi Balbo non può proseguire l'azione, vediamo Rambaudi. In Serie A Napoli e Foggia 1-1, gol di Cruz e di Biagioni. Vediamo Marchegiani. Cagliari 2, Reggiana 1 con il gol di Padovano. E Napoli e Foggia 1-1. Vediamo Negro, serve Rambaudi. Palla controllata da Lanna. Piacentini, Aldair.
apertura per Moriero, sul quale va Nesta. Moriero cerca di andare via in dribbling, arriva anche in supporto Totti, poi però ha la meglio la difesa della Lazio che smarca Venturin, quindi Signori, ecco l'azione di Signori che libera molto bene Bergodi che si era spinto in avanti, Bergodi ancora in avanti, buon pallone per Casiraghi, fuori gioco ancora di Casiraghi. Ancora un offside segnalato dallo stesso guardaline Padovan che aveva fermato poco fa, ecco in effetti anche in questa circostanza aveva visto bene Padovan che ha fermato Casiraghi. Il rinvio lungo di Lanna, Bergodi, colpo di testa a seguire a beneficio di Marchegiani che anticipa l'intervento di Balbo. Poi c'è una spinta di Casiraghi ai danni di Lanna e quindi mentre sta per scadere il 45esimo la Roma ha battuto la punizione, viene avanti con Giannini. Serve Moriero. Aldair verso Giannini, dietro per Petruzzi. Statuto, Petruzzi ancora. Ad Aldair. Totti, c'è un intervento su Totti che l'arbitro ha giudicato comunque regolare. Intervento di Chamot, quindi Chamot lancia Venturin sul quale è in anticipo Aldair, Petruzzi e Lanna. Carboni attaccato da Rambaudi, la rimessa in gioco di Carboni per Lanna, Piacentini, ancora Lanna, il gioco ristagna nella zona di centrocampo. Petruzzi, Totti, ancora Moriero, cerca il guizzo del dribbling, Nesta lo ferma, poi la palla finisce in fallo laterale, protesta Nesta, Aldair ancora verso Moriero, il cross di Moriero, c'è solo Balbo molto isolato e finisce con il fischio di Amendolia il primo tempo. Le squadre vanno al riposo con il punteggio di Roma 0, Lazio 1, gol di Casiraghi in rovesciata alla mezz'ora. Risentirci fra un quarto d'ora circa per il secondo tempo. Ed eccovi nuovamente collegati in diretta con lo Stadio Olimpico di Roma, dove sta per riprendere il secondo tempo dell'incontro Roma-Lazio per l'undicesima giornata del girone di ritorno. La Roma ha battuto il calcio d'inizio. In questo secondo tempo la Roma gioca alla sinistra dei vostri schermi, con Cervone, Aldair, Lanna, Statuto, Petruzzi, Carboni, Moriero, Piacentini, Balbo, Giannini e Totti. La Lazio gioca con Marchegiani, Negro, Nesta, Di Matteo, Bergodi, Chamot, Rambaudi, Fuser, Casiraghi, Venturin e Signori. Nell'intervallo abbiamo visto in campo prepararsi, riscaldarsi sia Gascogne che Cappioli, ed è proprio con il numero 15 Cappioli che è entrato nel secondo tempo nelle file della Roma. Per gli amici che seguono la nostra telecronaca via satellite dall'America, diamo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda il campionato. Brescia, Bari-Brescia 1-0, Cagliari 2, Reggiana 1, Cremonese 1, Genoa 0, ma adesso arriva la notizia del pareggio. Cremonese e Genoa sono 1-1, Juventus-Padova 0-0. Milan-Torino si giocherà questa sera alle 20.30, Napoli e Foggia 1-1, Parma-Inter 0-0, Sampdoria 1, Fiorentina 0. Il giocatore Cappioli ha preso il posto di Piacentini nella Roma con la maglia numero 15, mentre vediamo il portiere Marchegiani che effettua questo rinvio. Marchegiani è stato impegnato nel primo tempo da una bella punizione di Balbo, è stato l'unico vero intervento dei due portieri. Cervone in realtà non è stato mai impegnato, è uscito male sul secondo calcio d'angolo e dalla palla da lui mancata è venuta fuori la doppia rovesciata, prima di Bergodi e poi quella vincente di Casiraghi che al 30esimo del primo tempo ha portato in vantaggio la Lazio. Abbiamo rivisto anche le formazioni con l'aggiornamento di Cappioli al posto di Piacentini nella Roma. C'è il
rinvio di Cervone, c'è un intervento di Negro e c'è quindi il calcio di punizione per il fallo subito da Balbo. La partita è diretta da Angelo Amendolia di Messina, che dirige l'incontro con la collaborazione dei guardaline Padovan e Zanforlin. Statuto cerca di indirizzare verso Balbo, malinteso, e la palla si perde nell'area di rigore della Lazio. Ammoniti nel primo tempo Petruzzi della Roma e Di Matteo della Lazio, a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro, due angoli per parte. 75.000 presenze, circa 2 miliardi e 700 milioni l'incasso, partita che va in onda nella zona di Roma su invito della prefettura per motivi di ordine pubblico. Oggi a Roma è una giornata campale sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, c'è il derby, ci sono le elezioni e questa sera c'è anche l'attesissimo concerto del gruppo inglese dei Take That al Palaeuro. Lanna. In linea c'è Petruzzi, viene servito. Palla che sfugge al controllo di Di Matteo, quindi finisce in fallo laterale. Rotti ha raddoppiato per il Bari, Bari 2, Brescia 0. C'è un rinvio di Chamot. Preceduto Signori, recuperato in fretta e furia dopo le assenze di, eccolo inquadrato, Beppe Signori. 14 gol in questo campionato, giocato a corrente alternata per le condizioni fisiche non sempre eccellenti. Ecco il suo tiro in porta, sicuramente Signori non è nelle migliori condizioni fisiche, ma proprio per necessità è dovuto intervenire in questo derby. L'assenza di Boxic, l'assenza anche di Winter, ha costretto Zeman ad un recupero un po' prematuro, comunque finora positivo da parte di Signori, che si era infortunato l'11 aprile. Lazio in avanti sulla tre quarti. C'è Petruzzi, poi c'è l'azione di disimpegno di Moriero, quindi Giannini, il capitano, distribuisce verso Carboni sulla fascia sinistra, un tackle con Fuser, Carboni mantiene il possesso della palla, guadagna la rimessa in gioco, l'effettua però è intercettata da Di Matteo, quindi vediamo Rambaudi cerca la triangolazione con Fuser, in anticipo Lanna, ferma Fuser, ancora la Lazio però con Rambaudi che evita Giannini, poi però viene atterrato da Carboni, calcio di punizione in favore della squadra laziale. Rivediamo lo scatto di Rambaudi che aveva evitato Giannini, l'aveva superato, ma Carboni è intervenuto e l'ha messo a terra. Ancora a terra Rambaudi. Tre gol e 26 presenze in questo campionato, vediamo Maini e Annoni che sono in panchina insieme al secondo portiere Lorieri. Ecco la panchina della Roma con Mazzone, gioco è ripreso e c'è la palla per Casiraghi, servito da Signori, ecco ancora Casiraghi, autore del gol del vantaggio della Lazio alla mezz'ora del primo tempo. Sesto minuto del secondo tempo, Roma 0 Lazio 1, Aldair messo in movimento Petruzzi, quindi Lanna, più avanti c'è Carboni, a metà c'è Statuto fra i due, Lanna preferisce un lancio molto lungo, troppo lungo, la palla controllata da Marchegiani e da Negro che era a bada di Balbo, sfila innocua a fondo campo, primo piano per Lanna, mentre la vediamo invece Zeman. Di testa di Statuto, controllo da parte di Carboni, ora ancora verso Statuto, cerca di mantenere inutilmente la palla in campo Carboni, la rimessa in gioco è laziale, viene servito Rambaudi, va su di lui
Statuto, collaborazione di Lanna, poi statuto, effetto e rinvio, servendo Giannini. Passaggio laterale di Giannini verso Cappioli che fa proseguire Aldair. Il brasiliano manda un pallone lungo linea verso Moriero. C'è un intervento su Moriero. Finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco, ma c'è lo sbandieramento ancora del guardaline. Quindi il gioco riprende con il possesso di palla della Lazio, con l'argentino Chamot che batte questo calcio di punizione. Sono tre sudamericani presenti per la indisponibilità degli europei che sono impegnati con le rispettive nazionali. Boxic con la Croazia, Tern con la Svezia e Winter con l'Olanda. È in fuorigioco Signori. Due argentini, Balbo e Chamot, e un brasiliano, Aldair, assente invece l'uruguaiano Fonseca che non ha recuperato. Mentre è in panchina l'inglese Paul Gascoigne. Ancora brutto gioco, scarse geometrie, centrocampo super affollato, ma anche un po' pasticciato il gioco. C'è un fischio ancora di Amendolia, la palla era finita fuori, quindi la rimessa in gioco questa volta è della Roma. C'è Giannini, tenta di dare ordine alla manovra, serve Cappioli, va alla conclusione Cappioli, alto il tiro di Massimiliano Cappioli, quinto romano della formazione romanista. Ecco che stiamo rivedendo il tiro alto di Cappioli. Marcheggiani comunque ha dato la sensazione di essere tranquillamente sulla traiettoria, così come lo era stato nel primo tempo, quando invece la punizione di Balbo era sotto la traversa. Senza fretta al rinvio Marcheggiani. Colpo di testa di Statuto, palla messa a terra da Di Matteo. Verso Fuser, alle prese con Carboni, alla meglio Fuser che mantiene la palla in campo. Buona giocata di Fuser, intervento però di Petruzzi che spazza l'area di rigore e poi Giannini, quindi la Roma cerca di impostare con Carboni, ancora la manovra, c'è un intervento scorretto su Carboni e c'è il calcio di punizione decretato da Amendolia, già battuta la punizione da Giannini. Ecco la palla che perviene a Moriero, evita o cerca di evitare Nesta che però interviene di nuovo e devia in calcio d'angolo, primo angolo del secondo tempo, terzo in favore della Roma. Intanto Parma 1 Inter 0, gol di Sensini. Ed ecco Francesco Totti che va alla battuta del calcio d'angolo, spiovente molto lungo in una zona in cui non ci sono romanisti, controlla tranquillamente Rambaudi, poi effetto e rinvio controllato però fuori area da Statuto, rimette ancora il pallone in area Statuto nella zona di Totti, il cross di Totti è controllato agevolmente dai difensori della Lazio ma è sbagliato anche questa volta il rinvio. Roma che torna dunque in possesso della palla, ancora con Totti, un tentativo di traversone troppo alta, la palla per Balbo, arriva comunque dalla parte opposta Lanna, propone di nuovo un cross Lanna verso Cappioli che di testa prolunga verso, c'era Giannini che forse allunga la mano, aveva tentato una deviazione con la mano Giannini e infatti Amendolia è intervenuto, ha fermato il gioco e ha comandato un calcio di punizione in favore della difesa della Lazio. Rivediamo il colpo di testa di Cappioli, Giannini che arriva chiaramente con la mano essendo in ritardo nei confronti di Chamotte, quindi il calcio di punizione decretato dall'arbitro Amendolia in favore della Lazio. Immagini che tornano dal vivo, già battuta la punizione, c'è Casiraghi che di testa gira la palla verso Signori, un rimpallo su Moriero, l'intervento di Aldair, reclamano i giocatori della Lazio che volevano il fallo laterale, l'arbitro invece su segnalazione del guardaline ha fatto proseguire il gioco, adesso c'è un rinvio di Cervone, un intervento di Petruzzi, la palla controllata da Statuto mentre l'arbitro fa segno di proseguire, quindi Statuto serve Totti, il passaggio di ritorno verso Statuto, trova Statuto a terra che invoca una punizione che l'arbitro non ha visto e quindi
Il gioco prosegue con la Lazio che entra sulla tre quarti. È sbagliato il passaggio, in ogni caso c'è la Casiraghi in fuorigioco. L'arbitro fa però proseguire senza dare la punizione per la regola del vantaggio. La palla è rimasta in possesso della Roma, che viene in attacco, cerca di venire in attacco con Balbo. Proprio su Balbo fa carambolare il pallone Chamot. Controllo fra i due argentini, duello fra i due argentini, rimessa laterale per la Lazio, già effettuata con Venturin, quindi ancora Chamot, un rinvio molto lungo, controllato da Petruzzi, quindi messo a terra da Statuto, collaborazione da parte di Amedeo Carboni. Sventaglia sulla fascia laterale Carboni, troppo in profondità per Totti, che cerca inutilmente di intervenire su questo pallone. Gli attaccanti della Roma trovano sempre gli spazi molto chiusi e le giocate offensive sono sempre più laboriose. Negro verso Rambaudi, Fuser, cambia gioco a Fuser ma trova pronto Aldair al rinvio di testa. Giannini, si allargano Moriero e Cappiori. Viene servito Totti, viene ancora in avanti lo stesso Giannini, prosegue la giocata verso l'area di rigore sul rinvio. Giannini prima entra in possesso della palla, poi però viene fermato da Venturin, quindi riparte la Lazio, si allunga bene Fuser, scavalca Petruzzi, serve Casiraghi, apertura di Casiraghi per Signori, entra in area di rigore Signori, va a un tiro basso che sfiora il secondo palo, aveva scavalcato Cervone ma la palla è finita fuori sul secondo palo. Incursione di Signori dopo 13 minuti, la rivediamo, ecco il sinistro di Signori. Cervone era intervenuto ma forse aveva valutato la palla fuori o forse non aveva, non era riuscito a intervenire sulla palla. Comunque questa ha lambito il secondo palo ed è finita fuori. Rivediamo ancora il tiro di Signori e la sensazione era che Signori aveva battuto Cervone e che poi invece la sua conclusione non è stata fortunata. Cappioli, Di Matteo in fallo laterale, la rimessa in gioco di Carboni, vicino a lui c'è Lanna, riceve Lanna, serve Statuto, a fianco c'è Giannini, Statuto serve un pochino più lontano Petruzzi che era proprio nel cerchio di centrocampo, ancora per Lanna. Manovra molto elaborata, c'è un fallo di Di Matteo su Statuto, c'è un calcio di punizione in favore della Roma. Aldair, Moriero, Aldair, Petruzzi, aveva protestato a Casiraghi un possibile gioco pericoloso di Aldair che l'arbitro però non ha ravvisato. Statuto gira bene verso Carboni, potrebbe effettuare il cross, si perde però il cross di Statuto, si perde controllato da Fuser, arriva anche Balbo, poi però c'è un fallo da parte dell'argentino e c'è il calcio di punizione in favore della Lazio decretato da Amendolia, ecco l'inquadrato, l'arbitro messinese 44enne che dirige l'incontro. Arbitro internazionale, la rimessa in gioco di Bergodi con questo calcio di punizione, naturalmente la Lazio non ha affatto necessità di affrettare i tempi, quindi il colpo di testa di Carboni, la palla messa a terra ancora da Di Matteo per Venturin, Signori, scavalca sia Petruzzi che sia Cappioli che Statuto che Moriero e poi viene fermato in qualche modo Signori in fallo laterale, è cresciuto l'apporto di Signori in questo secondo tempo e la Lazio ha guadagnato questa rimessa laterale a proprio favore, viene battuta sulla tre quarti nella metà campo romanista, c'è l'intervento però di Giannini, palla per Moriero, c'è un fallo di Venturin, battuta la punizione, Giannini, Balbo, chiuso Balbo fra due avversari, non trovano sbocco gli attaccanti romanisti che sembrano molto isolati e hanno scarsissima collaborazione, sono sempre ben controllati. La rimessa in gioco di Aldair per Giannini, Aldair,
Totti, Giannini, anticipato Capioli, è stato Ciamotto che è poi venuto in avanti a dettare l'azione di controffensiva verso Casiraghi, poi Signori, da Signori indietro ancora Ciamotto, l'argentino fa venire in avanti Di Matteo, si distende meglio la Lazio in questo secondo tempo. Fuser prova la conclusione, gran staffilata di Fuser che è un esperto dei tiri da lontano. La conclusione finisce fuori bersaglio, tiro di Fuser, dopo 17 minuti stiamo rivedendo la pericolosa conclusione di Fuser fuori bersaglio. Da Giannini a Lanna, Cappioli, Lanna, Petruzzi, Moriero, ha subito un contrasto da Nesta, rimane a terra Moriero, il gioco però ancora prosegue con Marcheggiani che in maniera acrobatica è un po' pericolosa, rischiosa, poi comunque guadagna anche un calcio di punizione a proprio favore, riesce a bloccare l'azione di Totti, battuta la punizione però la palla dalla parte opposta nella metà campo romanista viene subito riconquistata dai giallorossi, c'è un fallo su statuto ma l'arbitro giustamente fa proseguire per la norma del vantaggio, quindi ancora un cross al centro, Bergodi che mette fuori, ecco statuto che cerca di andare al cross, c'è un intervento di Fuser, a terra statuto. E rivediamo l'azione di prima, c'è Ciamot, poi vedete l'intervento di Marcheggiani su Totti. Aggiornamento dei risultati, Cagliari 3, Reggiana 1, gol di Muzzi, Cremonese 2, Genoa 1, gol di Chiesa su rigore. Si riprende con un calcio di punizione in favore della Roma, c'è Carboni, vedete affollatissima l'area di rigore della Lazio, palla un po' troppo bassa, facilmente controllata dai difensori laziali, Signori alle prese con Statuto, Statuto difende bene la palla servendo all'indietro verso Petruzzi in tandem con Aldair, Moriero, Totti, non vince il dribbling Totti, poi arriva Moriero ma è rimasto a terra Nesta, vediamo l'intervento di Amendolia mentre sta di nuovo per infiammarsi la partita, si sta innervosendo in questa fase di gioco, ecco ancora anche Aldair, normalmente molto calmo, anche Aldair va a reclamare con Bergodi mentre Giannini opportunamente cerca di placare gli animi. Rivediamo l'episodio, Totti, c'è l'intervento di Nesta, poi ancora Totti che recupera su Nesta e va a terra il numero 3 laziale. Vediamo Zeman che dà indicazioni tattiche invece a Signori, ha approfittato di questa sorta di time out, sapete che è allo studio della FIFA la possibilità di effettuare il time out, quindi abbiamo visto una sorta di anticipazione con il tecnico della Lazio che ha approfittato di questa interruzione per dare indicazioni tattiche a Signori. Vediamo proprio Signori in azione, tenta il dribbling personale, Signori viene fermato da Aldair, calcio di punizione in favore della Lazio. 21esimo minuto del secondo tempo, Roma 0, Lazio 1, c'è la ripetizione, ora vediamo, Signori, questo è l'intervento che provoca il calcio di punizione, ma c'è un altro giocatore della Lazio che è a terra, rimasto contuso in un'altra azione di gioco, non in quella che ha originato il calcio di punizione, si rialza Casiraghi, anzi viene invitato sollecitamente da Amendolia a rialzarsi, mentre il gioco riprenderà con un calcio di punizione per l'azione fallosa di Aldair su Signori. Vediamo lo stesso Signori, Fuser, si avvicina anche Casiraghi, nella barriera della Roma c'è Balbo, Giannini, c'è anche Moriero adesso, c'è Petruzzi, mentre c'è Fuser sulla palla, si allontana Casiraghi, Cervone dà indicazione ai suoi compagni, Fuser
Sulla barriera, respinta la punizione di Fuser, riprende però Bergodi, ripropone questa apertura, c'è la posizione di fuori gioco di Signori. Calcio di punizione in favore della difesa della Roma per l'offside di Beppe Signori. Ecco la posizione irregolare di Signori, netta. Statuto. Lanna. Giannini che aveva ricevuto da Carboni verso Totti che si era smarcato, aveva cercato di smarcarsi scorrettamente. E quindi c'è il calcio di punizione in favore della difesa della Lazio. 22 minuti e mezzo nel corso della ripresa, sempre con la Lazio in vantaggio per una rete a zero. Lanna, Carboni, Petruzzi, indietro a Cervone, il rinvio con i piedi di Cervone lungo verso Totti, non riesce a controllare la palla Totti, poi però l'intervento di Matteo vede la palla controllata a sua volta da Statuto, va al fondo Statuto, sul fondo cercando un traversone, vediamo di chi è la rimessa, protestano i giocatori, entrambi romanisti e laziali reclamano la rimessa a proprio favore, l'arbitro l'assegna alla Lazio. E quindi la rimessa è dal fondo di Marchegiani. Il colpo di testa di Carboni, di Matteo, troppo lungo per Signori. Rimessa in gioco di Aldair verso Cappioli, evita Casiraghi, serve in linea per Lanna, molto lenta, molto elaborata la manovra romanista che parte sempre dalla propria metà campo con una serie di passaggi e contropassaggi che trovano poi gli attaccanti sempre molto ben controllati. C'è un passaggio di ritorno sbagliato verso Aldair, possibile contropiede di Signori, 3 contro 2, apertura ottima verso Casiraghi, gli va incontro Cervone e c'è questo intervento di Cervone su Casiraghi e l'arbitro è intervenuto assegnando il... Vediamo che sta mimando l'intervento, vedete? C'è il contatto fra Casiraghi e Cervone. Vediamo ancora le spiegazioni che vengono date ai giocatori della Lazio. Ecco, azione di Casiraghi, l'intervento di Cervone e il calcio di rigore decretato da direttore di gara Amendolia per l'intervento del portiere su Casiraghi. Sono stati più giocatori della Lazio a dover ricevere spiegazioni dall'arbitro, non quelli della Roma che si erano rassegnati al rigore. C'è Beppe Signori, come sempre tira da fermo Signori. Il tiro e il gol, Lazio ha raddoppiato con Signori e Signori va a togliersi la maglietta verso i tifosi della curva nord. 25esimo del secondo tempo, Roma 0, Lazio 2, ha raddoppiato Beppe Signori. Un rientro importante, era affrettato questo rientro ma molto importante e chiaramente decisivo è stato Signori, che in questo secondo tempo era cresciuto molto, l'avevamo visto, a dare il via a questa azione di contropiede. È stato un errore di Aldair, azione di contropiede di Signori che ha servito Casiraghi. Su Casiraghi c'è stato l'intervento di Cervone e il rigore trasformato da Signori, che ora ovviamente è stato ammonito per questo suo prolungato festeggiamento verso i propri tifosi. Giannini, Carboni, c'è un fallo su Carboni, tentativo di reazione, Carboni
chiede l'espulsione di Fuser, invece l'arbitro lo ammonisce. Quarto giocatore ammonito. Petruzzi nel primo tempo, Di Matteo nel primo tempo. Poi adesso Signori, dopo i festeggiamenti prolungati sotto la curva nord, e Fuser per questo fallo su Carboni. Intanto la Sampdoria ha raddoppiato, Sampdoria 2, Fiorentina 0, sempre con un gol di Gullit, doppietta di Gullit. Ecco la punizione di Carboni, il cross in aria, Aldair, fuori c'è Totti, controllo di Totti, il tiro di sinistro ribattuto da Nesta. Carboni, fermato Carboni ma in maniera scorretta, e quindi quando Venturin cerca di proseguire il gioco è già fermo, aveva fischiato Amendolia, ha segnato il calcio di punizione. E c'è ancora lo scontro, Giannini, e viene espulso Giannini, attenzione, la partita sta degenerando. Rischio di nervosismo, c'è stata una reazione probabilmente di Giannini su Rambaudi. Adesso arriva anche Cervone a cercare di sedare gli animi, anche se è lontanissimo dalla sua porta. Rivediamo l'episodio, ecco Giannini, era stata battuta al volo la punizione. Arriva Rambaudi su Giannini. Giannini si libera con una manata, viene colpito Rambaudi e viene espulso Giannini. Roma in 10 per l'espulsione di Giannini. Mentre è rimasto a terra ancora un giocatore della Lazio, è sempre Rambaudi, giocatore che era stato a contatto con Giannini in occasione dell'episodio che ha poi provocato l'espulsione di Giannini. Nella partita di andata fu espulso Chamot, nella partita di ritorno viene espulso Giannini. C'era una punizione in favore della Roma, battuta un po' rapidamente, aveva addirittura sorpreso lo stesso Giannini verso cui era stato indirizzato il pallone. Attaccato da Rambaudi, Giannini ha cercato di liberarsi, poi ha colpito il volto di Rambaudi che è rimasto a terra, l'arbitro ha visto e ha espulso Giannini. Intanto c'è il raddoppio del Parma con un gol di Zola, Parma 2 Inter 0. Lanna, Petruzzi, Cappioli, Aldair. C'è Bergodi, mentre vediamo che Paul Gascogne sta per entrare in campo. Probabilmente uscirà Signori, quella staffetta annunciata è probabile che venga poi messa in pratica. Intanto c'è un risultato clamoroso a Torino, Juventus 0 Padova 1, gol di Crack. Ed ecco il cambio previsto nella Lazio, esce Beppe Signori, autore del gol del raddoppio, ed entra Paul Gascogne col numero 14. Staffetta fra i due giocatori che giocano a mezzo servizio nella Lazio, proprio per le non complete condizioni di tenuta di forma. Esce Signori, che ha dato comunque un validissimo contributo soprattutto nel secondo tempo, e entra Gascogne, statuto, ribattuto, un rinvio di Petruzzi, Carboni, Totti, controllo su Totti da parte di Negro, quindi Rambaudi, resta a terra Totti, il passaggio di ritorno verso l'out destro è troppo profondo e finisce in fallo laterale, mentre è ancora a terra Totti. Rivediamo l'episodio di prima, sgomitano Totti e Negro, ecco vedete l'intervento di Negro su Totti che resta a terra. Moriero,
ottimo il raddoppio di marcatura su di lui, c'era Casiraghi addirittura in copertura in questa fase di gioco, c'è a terra Totti, l'arbitro non fa riprendere il gioco perché Totti è ancora infortunato. Vediamo Carboni che aiuta il compagno, cerca di aiutare il compagno, arriva anche la Barella. Amendolì è andato a sincerarsi delle condizioni del giocatore infortunato. Viene adagiato sulla Barella Totti, è accorso anche il medico sociale della Roma, il dottor Alicicco, per rendersi conto della gravità dell'infortunio. C'era stato questo contrasto con Negro, che l'arbitro comunque aveva giudicato regolare, non era intervenuto, il gioco era proseguito. Poi è stato soccorso Totti quando la palla era uscita dalla parte opposta per la rimessa in gioco che Moriero sta per effettuare. Aldair. Il colpo di testa, c'è l'intervento su Carboni, Carboni reclama il calcio di rigore che l'arbitro invece non ha ravvisato, Carboni che fra l'altro è diventato capitano dopo l'uscita per espulsione di Giannini. Ecco Gascogna che fa girare la palla per l'avanzata. Rivediamo questo episodio. Reclama Carboni mentre la Roma sta per far entrare Maini al posto di Totti. Entra Maini. Intanto Sampdoria e Fiorentina sono sul 2-2. E il Bari è in vantaggio sul Brescia per 3-0. Entra dunque Maini col numero 16 al posto di Totti che si è infortunato. La Roma ha effettuato tutti e due i cambi a sua disposizione. Ecco Maini. C'è un fischio dell'arbitro proprio per un fallo di Maini, quindi c'è la punizione. Gascogna scambiato con Rambaudi, ancora Gascogna che a differenza di Signori agisce sulla fascia destra, a sinistra si è spostato Casiraghi e Rambaudi ha una posizione sempre a metà strada fra il centro e il settore destro, quasi in tandem con Gascogna. Intervento di Moriero, mette la palla a terra, però ne beneficiano i difensori della Lazio, un pallone verso Casiraghi, ritardato da Cappioli, poi ancora vediamo Nesta, Casiraghi, Aldair, Lanna, Statuto, palla per Cappioli, Maini, si infrange questo tentativo di attacco romanista, Gascogne, Chamot, ecco Negro, ancora Negro, Di Matteo, Venturin, Casiraghi, prolungato possesso della palla da parte dei giocatori della Lazio che devono difendere il doppio vantaggio con un avversario ridotto in 10 per l'espulsione di Giannini. C'è un fallo su Gascogni, un fallo di Cappioli e c'è l'ammonizione a Cappioli. Eccolo infatti la conferma nella sovraimpressione. Quinto ammonito di questa partita più l'espulsione di Giannini. Batte la punizione a Venturin. Venturin. 37esimo minuto del secondo tempo. Roma 0, Lazio 2. Statuto. Lancio molto lungo per Moriero sul quale esce di anticipo Marcheggiani, impegnato solo nel primo tempo da una punizione di Balbo. Fuser. Fuser. Anticipato Gascogne. Sbagliato il passaggio di Maini.
palla che torna in possesso dei laziali con Casiraghi tutto spostato a sinistra. Casiraghi autore del gol del primo tempo, prima del rigore di Signori, provocato ancora da un fallo su Casiraghi da parte di Cervone. Carboni, Balbo verso Maini con un intervento di Bergodi. La rimessa in gioco di Maini. Parma 3, Inter 0. Palla verso Gascogne. Supera un paio di avversari, l'inglese. Poi cerca di cambiare il gioco servendo molto bene Casiraghi, in buona posizione Casiraghi, va al tiro, para Cervone. La conclusione ravvicinata e molto pericolosa di Casiraghi. La Lazio ha sfiorato il terzo gol con un bel lancio di Gascogne per Casiraghi, e Cervone, che è stato abbastanza incerto in questo incontro, compie però il suo miglior intervento della partita, impedendo a Casiraghi la realizzazione. Rivediamo il lancio lungo di Gascogne che pesca molto bene Casiraghi solo al centro. In ritardo sono i Petruzzi e anche soprattutto Aldair, e Casiraghi va al tiro parato da Cervone. Panchina di Zeman. Vediamo Bergodi, che è diventato il capitano della Lazio dopo l'uscita di Signori. Fuori campo i due capitani, ma Giannini è stato espulso. Signori invece si è avvicendato con Gascogne dopo aver realizzato sul rigore il gol del 2-0, il gol, diciamo così, della sicurezza. Suo 15° gol personale. Diventano così 59 i gol della Lazio in questo campionato, mentre la Roma ha subito il 19° e il 20° gol. Era la difesa meno battuta della Serie A, continua ad esserlo, ma ora ha subito 20 gol. Venturin, Bergodi, rinunciataria la Roma, che comunque non è mai entrata in partita. Lanna, Statuto, Maini, Lanna, Statuto, pubblico romanista che comunque sembra non aver abbandonato le speranze. La palla finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco romanista. Cerca di entrare in area di rigore Maini, viene comunque fermato in calcio d'angolo, e sono così 4 i corner per la Roma, 4-2 gli angoli, 2-0 il punteggio per la Lazio. Batte Statuto, tocca corto per Carboni, non effettua il cross in aria. Moriero, partito dalla posizione centrale, finisce poi nel suo ruolo più naturale nel settore di ala destra. Rivediamo l'episodio, aveva perso la scarpa il giocatore laziale, che ha comunque commesso fallo su Moriero. Ecco, battuta la punizione da Moriero, preceduto da Casiraghi, Aldair che era venuto in attacco, colpo di testa di Casiraghi che sfrutta la sua elevazione per darsi da fare anche in difesa. Provoca comunque il quinto calcio d'angolo per la Roma. Ecco, battuto l'angolo, ancora un colpo di testa per allontanare la palla dalla zona dell'area di rigore laziale, palla però riconquistata sulla tre quarti dalla Roma, che scende ancora con Statuto. Possibile il cross, ecco il traversone, un colpo di testa di Bergodi, la palla finisce alta sulla traversa. C'è forse un malinteso fra Chamot e Marchegiani, la palla finisce di nuovo sulla traversa in calcio d'angolo. Rivediamo l'intervento di Chamot, che anticipa sia Balbo ma sia Marchegiani, e la palla finisce fuori. Ecco l'immagine dal vivo, al volo Moriero mischia, blocca a terra il portiere Marchegiani. Sull'azione del sesto calcio d'angolo della Roma, Marchegiani
vede il numero delle parate bassissimo. Abbiamo rivisto il tiro di Moriero, un sinistro un po' sporco, non venuto pieno, e palla che è stata agevolmente controllata da Marcheggiani. La prima parata, questa è la seconda, la prima parata l'ha effettuata nel primo tempo su Balbo, una punizione abbastanza pericolosa. 42esimo minuto del secondo tempo, Lazio 2 Roma 0. Per la Roma questa è la prima sconfitta in casa della stagione, per la Lazio questa è la quinta vittoria in trasferta. Ciamotto, Nesta, Gascogne, Di Matteo, Fuser, fionda lunghissimo Fuser, questa volta la sua conclusione direttamente fuori, non può essere un tiro in porta. Fuser comunque ha giocato una partita molto positiva, si è dato molto da fare nella fascia di destra. Fuser ha giocato un gran numero di palloni. Carboni, Tappioli all'indietro verso Lanna, Maini, troppo lungo il suo lancio, Bergodi ha potuto tranquillamente intervenire d'anticipo, palla servita a Gascogne, ma c'è un fischio di Amendolia. Finale a Bari, Bari batte Brescia 3-0 e Cagliari batte Reggiana 4-2, sono finali. Vediamo Aldair, non ha giocato una gran partita Aldair, ma un po' tutta la Roma sicuramente ha un rendimento inferiore alla sua media di rendimento e inferiore soprattutto alle giocate delle sue partite migliori. C'è un'altra sostituzione della Lazio, entra Di Vaio, prende il posto di Rambaudi e per dare soddisfazione a un giovane del vivaio laziale, siamo ormai al 44esimo, di partecipare a una partita così importante per la Lazio che veniva da una settimana di polemiche. La Lazio era stata sconfitta domenica scorsa a Padova, era stata eliminata prima dalla Coppa UEFA, poi dalla Coppa Italia e quindi stava perdendo un po' gli obiettivi stagionali, aveva perso in casa il derby dell'andata per 3-0 e quindi questo successo di oggi serve per rilanciare lo stato d'animo della squadra biancazzurra, mentre quello romanista viene frenato, lanciato verso un possibile inseguimento al secondo posto del Parma. Questo derby, questa sconfitta nel derby indubbiamente frena le ambizioni della Roma, che resta comunque al terzo posto. Parma del resto ha vinto, sta vincendo 3-0 sull'Inter, quindi va a quota 53, la Roma resta a 48, la Lazio si porta a 47. Ultime battute di un derby ormai entrato già nella fase di recupero. Venturin, Bergodi, Ciamotto, palla per Gascogne, Venturin, attendono il fischio, i giocatori della Lazio invitano i propri tifosi a farsi sentire, ecco che il regista Balani li inquadra. Di Matteo, Gascogne, tanto clamoroso risultato a Torino, Padova batte Juventus 1-0 e il Parma si porta soli 8 punti dalla Juventus. Inquadrato Pierluigi Casiraghi, autore del primo gol. Amendolia prende il pallone e fischia la conclusione del derby numero 104 di campionato.
Lo ha vinto la Lazio per 2-0 con i gol di Casiraghi nel primo tempo e Signori nella ripresa su calcio di rigore. Dunque questo è il 26esimo successo della Lazio, 35 vittorie della Roma, 26 della Lazio, 43 pareggi. Lazio dunque che batte la Roma e sale a 47 ad un punto dalla Roma. È tutto dallo Stadio Olimpico, grazie dell'ascolto. Buon pomeriggio.